All'interno della sala Amida, nota in seguito come Sala della Fenice, si trova una scultura in legno dorato dell'Amida Buddha, creata dallo scultore Jocho. La sala fa parte del tempio Byodo in Ryūji, nei pressi di Kyoto. Nel 1052, Fujiwara no Yorimichi riconvertì la villa aristocratica del padre in un complesso templare. La sala Amida fu disegnata a forma di uccello gigante con le ali spiegate e la coda, mentre il tetto della sala fu coperto da una coppia di fenici in bronzo. Le strutture in legno della sala furono verniciate di un brillante rosso vermiglio e gli interni vennero riccamente addobbati con dipinti. L'edificio aveva in realtà dimensioni intime. Se osservato dalla riva opposta del lago antistante, i suoi riflessi nell'acqua esprimevano una bellezza eterea che doveva richiamare il cosiddetto paradiso occidentale dell'Amida Buddha. L'immagine monumentale dell'Amida Buddha seduto su un piedistallo a forma di fiori di loto sovrapposti fu realizzata per mezzo della recente tecnica Yoseji Zukuri, in cui diversi blocchi di legno venivano intagliati sommariamente e quindi congiunti per le incisioni finali. Amida è il Buddha dell'incommensurabile splendore e della vita infinita, una figura compassionevole, votata alla salvezza di coloro che ne invocano il nome in continuazione. La credenza dell'Amida Buddha si diffuse in Giappone a partire dal X secolo, dietro la spinta della dottrina Mofa, secondo cui nel 1052 il mondo sarebbe entrato in un'epoca di degenerazione. Solo una totale devozione all'Amida Buddha avrebbe scongiurato questa profezia. Attorno all'Amida Buddha seduto c'è un'aureola sfavillante, riempita da musicisti scolpiti, che si erge come una fiamma sopra la testa della statua. È fatta di un legno tagliato finemente in filigrana e poi rifinito con una lamina dorata che contrasta con la solidità levigata del Buddha. I tratti del volto di Buddha sono finemente scolpiti e levigati. L'oro ricopre viso e statua. L'espressione del Buddha è serena e contemplativa. Lo sguardo, al contrario delle statue antiche, è abbassato per incontrare quello dell'osservatore. Gli sforzi del seguace del buddismo sono volti a guadagnarsi la reincarnazione a un certo livello di forma di vita. Qui le mani di Amida sono conserte in un mudra, segno che allude alla rinascita nel paradiso occidentale, al livello più alto possibile di esistenza per i buddisti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!